Ed Riddle si mise al lavoro per progettare un cervello elettronico da usare come ufficiale di rotta per la Deep Space One. Se avesse funzionato, l'autonav di Ed Riddle avrebbe relegato nel dimenticatoio la comunicazione tra i vettori spaziali e le basi di controllo. E se la navigazione fosse divenuta autonoma, a quel punto sarebbe stato necessario dotare la Deep Space One della facoltà di risolvere da sé i propri problemi tecnici. Era la terza sfida. L'equipe realizzò un sofisticato software capace di operare come una specie di aiutante di bordo. Lo chiamò Remote Agent. Uno dei ruoli coperti dal Remote Agent è quello di Scott di Star Trek, che si occupa della manutenzione dell'astronave in tempo reale, ad esempio occupandosi nel corso di una battaglia della riparazione dello scudo spaziale o dei motori danneggiati dagli attacchi nemici. I tre anni assegnati alla missione trascorsero troppo velocemente. A cinque mesi dall'ora zero, Rayman e Riddle dovevano scegliere la destinazione del viaggio. Dovevano assegnare alla navetta una missione specifica per collaudare tutte le nuove tecnologie da essa inaugurate e verificare così le sue potenzialità. Quella è una buona ipotesi. Prendiamone in considerazione delle altre, per esempio l'ML-1989. La destinazione doveva essere abbastanza lontana da mettere alla prova l'efficacia del motore ionico, ma il bersaglio abbastanza piccolo da consentire un test di verifica dell'accuratezza del sistema Autonav. La loro scelta ricadde su un asteroide chiamato Brell, o KD-1992. Che ne dite del KD-1992? La Deep Space One, dotata di una macchina fotografica per catturare alcune immagini dello spazio, avrebbe sorvolato l'asteroide a soli 240 metri di altezza per scattare delle buone fotografie della superficie dell'asteroide. Il KD ha un raggio di 1,4 km. Voleremo ad una velocità di 15,1 km al secondo, con un angolo di fase pari a 97,4. Che cosa ne pensi, Ed? Credo che lo sorvolerà a distanza ravvicinata, ma è questo lo scopo della missione, quindi dobbiamo rischiare. Fu programmato un volo molto radente a 56.000 km orari. C'erano difficoltà enormi. Era arduo determinare la geometria del volo. Pur non avendo eseguito collaudi manualmente, ci accingevamo a tentare l'impresa con un controllo autonomo di bordo. Era rischioso. Mentre la data del lancio si avvicinava, gli ingegneri effettuarono gli ultimi controlli. Ma nonostante l'accuratezza delle loro revisioni, l'esito della missione era tutt'altro che garantito. La propulsione ionica avrebbe potuto non funzionare, l'autonav avrebbe potuto andare in panne, la navetta calcolare male la posizione dell'asteroide e schiantarsi. Finalmente, a un mese dal lancio, la Deep Space One fu mostrata a Cape Canaveral. Era montata sul muso di un razzo a reazione del tipo Delta II, il razzo operaio della NASA che aveva proiettato nello spazio il Mars Pathfinder. Il Delta II avrebbe spinto la Deep Space One per la prima ora del suo lungo viaggio verso l'asteroide, poi sarebbe subentrato il motore ionico. In totale, la missione avrebbe avuto una durata di 9 mesi. La preziosa capsula delle dimensioni di un'automobile e infarcita di tecnologia all'avanguardia fu issata sulla cima di un razzo a 40 metri dal suolo. I 3 anni di lavoro e i sogni di 100 ingegneri poggiavano ora su 35 tonnellate di esplosivi chimici. Il razzo Delta è praticamente un'enorme bomba e basterebbe un piccolo errore per mandare in fumo il progetto in pochi secondi. All'alba del 24 ottobre del 1998, la Deep Space One era pronta al suo viaggio verso l'universo. L'equipe osservava con ansia la piccola navetta celata nel muso di un enorme razzo, in attesa del grande momento. Hydraulics go.
Tre anni di lavoro dipendevano dall'esito di quei pochi secondi. T minus 10, 9, 8, 7, 6, green board, 5, 4, 3, 2, 1, motori principali avviati, viene lanciato in orbita il razzo Delta 2 con il vettore Deep Space One che collauderà la tecnologia più avanzata mai lanciata nello spazio. Fu un bel lancio, assolutamente spettacolare. In vita mia non avevo mai assistito a un'alba migliore per un lancio, fu emozionante. Il razzo Delta 2 proiettò la Deep Space One fino a farle superare l'atmosfera. Dopo 54 minuti, la Deep Space One si sarebbe sganciata dal Delta 2, avrebbe dispiegato i propri pannelli solari e, acceso il motore, avrebbe iniziato a comunicare con i suoi creatori. Si trattò di una lunga attesa per l'equipe. La Deep Space One si staccò dal razzo senza problemi. Poi si presentò un contrattempo. Alla base di controllo, Rayman e Riddle non riuscivano a sentire che un silenzio inquietante. Aspettare il primo segnale fu un'esperienza terribile. Arrivò con un ritardo di 90 secondi e per tutti noi furono i più lunghi della vita. Fortunatamente però la navetta stabilì il contatto, ci comunicò i suoi dati e ovviamente noi cominciammo i festeggiamenti. La Deep Space One aveva superato il suo primo ostacolo. Quando iniziarono a giungere i primi segnali, quando i dati iniziarono ad affluire alla base di controllo, capimmo che tutto stava funzionando bene. La nostra creatura era nello spazio, era in viaggio. Il viaggio di 9 mesi e 644 milioni di chilometri verso l'asteroide Brell era iniziato. Presto le rivoluzionarie tecnologie a bordo della Deep Space One sarebbero state messe alla prova. Ma la propulsione ionica avrebbe funzionato nello spazio? Il sistema Autonav avrebbe funzionato come previsto, guidando la navetta nella giusta direzione? Sarebbe riuscita la Deep Space One a evitare la collisione con l'asteroide? Per le prime due settimane successive al lancio, come previsto, la Deep Space One fluttuò nello spazio. La base di controllo aveva bisogno di tempo per programmare e preparare il motore ionico al suo debutto. Era il momento di accenderlo. Avviare la procedura. Eseguito. Motori. Motori accesi. Sistema di controllo. Avviato. L'IPS sta per iniziare lo spettacolo. Come andiamo? A tutte le unità. È il direttore di volo che vi parla. Prepararsi all'accensione dell'IPS. Tutto pronto. India Charlie 01801. Inizio conto alla rovescia, accensione IPS. 10, 9. Per la propulsione ionica era il momento della verità. 6, copy IPS, 4, 3, 2, 1. Roger. All right. A tutte le unità, l'IPS è attivo. Sarà un viaggio fantastico. 40 anni dopo che l'inventore della propulsione ionica, Ernst Tullinger, l'aveva concepito, questo rivoluzionario motore propelleva finalmente una navetta spaziale. Ma l'euforia dell'equipe della Deep Space One durò ben poco.